C'è stato un grande lavoro di prove per arrivare a costruire questa grande personalità, quest'uomo integerrimo che ha dentro di sé il fuoco sacro della verità che lo spinge a sfidare la mafia e a scrivere la parola mafia in un giornale della Sicilia degli anni 50, una terra in cui si ammazzava per la strada. C'erano morti ammazzati dappertutto. Quindi abbiamo lavorato sulla grande determinazione di quest'uomo, sulla sua grande anche sensibilità. E, oltre alle prove, ho parlato molto con mia moglie Francesca, che è una giornalista che si è occupata sempre di mafia, scrivendo la storia di Mario Francese, che insomma è uno dei primi intellettuali uccisi dalla mafia. Mi ha raccontato un po' i direttori che ha conosciuto nella sua carriera, direttori che non perdevano tempo in chiacchiere, in formalismi sciocchi, ma andavano dritti al punto perché avevano qualcosa di più importante, no? E quindi questa rudezza da papà, da buon papà severo, no? Nei confronti di questi ragazzi della sua redazione, insomma, una redazione che ha fatto diventare una redazione militante, cronisti d'assalto, un uomo che ha fatto scuola a tre generazioni di giornalisti, quindi insomma questa figura insomma è stato un lavoro molto intenso e anche molto importante per me. Beh, la storia mi ha colpito perché in quel momento la Sicilia, cioè loro praticamente sono entrati in guerra contro la mafia in un momento in cui la parola mafia non si poteva neanche pronunciare nel salotto di casa propria. E la cosa che più mi... anche un altro aspetto importante è dentro il sottotitolo di questa serie, Inchiostro contro piombo. Viviamo in un mondo oggi in cui la parola è usata molto spesso per colpire, per ferire, per mettere in mostra semplicemente il proprio ego, le proprie vendette personali, anche da giornalisti o sedicenti tali. E questa serie mi entusiasma perché parla di giornalismo puro, parla di ciò che il giornalismo può fare e il contributo che il giornalismo può dare alla democrazia, e quanto sia importante il giornalismo e quanto ci sia da prendere esempio da quell'esperienza, dall'esperienza meravigliosa che fu l'Ora di Palermo. Beh, in che modo? Nel modo in cui è girata, nel senso che è una serie di alto valore civile, secondo me. Innanzitutto per i valori che porta. Per i valori che portano in sé i personaggi di questa storia, perché sono degli eroi che sacrificano la propria vita, il proprio privato, per una missione di democrazia. Come citando Giuseppe Fava, un altro intellettuale ucciso dalla mafia, il giornalismo è una parte civile di una democrazia. Il giornalismo è temuto dalle mafie. Il giornalismo spaventa le organizzazioni criminali perché informa, accende le coscienze, sveglia l'opinione pubblica, sprona la politica, sprona le forze dell'ordine, migliora la società. Quindi in questo, secondo me, questa serie è importante per il nostro paese.